Continua il lavoro dell'associazione Kerygma di Isola del Gran Sasso a sostegno della popolazione ucraina. In questi giorni il presidente Sergio D'Ascenzo si trova nei territori colpiti dalla guerra per portare aiuto alle persone che sono rimaste lì e non hanno più niente. Beni di prima necessità che stanno arrivando grazie alle tante persone che stanno aiutando Kerygma, anche se le donazioni arrivano sempre in minore quantità rispetto all'inizio del conflitto russo-ucraino e lo scenario bellico è sempre più cruento. Oblast, Kharkiv, Luhansk, stiamo andando nel cuore dell'Ucraina, è una necessità anche per capire quali sono le reali necessità e possibilità per quanto riguarda gli aiuti. Sono in un'area di servizio in questo momento e approfitto della rete wifi. Volevo cogliere l'occasione per salutarvi e anche ricordare che non possiamo fermarci in questa situazione drammatica dal punto di vista umanitario. Vi chiedo di continuare a impegnarvi, a collaborare. Qui fa freddo e ovviamente siamo in Ucraina. Vi chiedo anche di continuare a dare il vostro contributo, che sia esso economico o in alimenti o in farmaci. Non possiamo fermarci, altrimenti veramente questa situazione per la gente è disperata. Spero di riuscire ad aggiornarvi più avanti. La situazione ovviamente diventa anche più pericolosa, quindi dobbiamo stare molto attenti. Per adesso vi do un saluto e vi chiedo di continuare davvero a supportarci. A presto.